Ciao a tutti amici Tech Android, ci tenevamo tantissimo a provarlo, eravamo curiosissimi, siamo riusciti finalmente ad averlo. BlackBerry Priv, il primo smartphone BlackBerry con uno sguardo al futuro, ovvero con un nuovo sistema operativo Android, è finalmente fra le nostre mani. Packaging veramente molto molto bello, ma andiamo a eseguire l'unboxing e scoprirlo insieme prima di poterlo testare approfonditamente. Bene amici Tech Android, dicevamo un design molto molto interessante, molto molto elegante la confezione e anche piuttosto alta e ingombrante onestamente. Dietro ci sono scritte dell'azienda, scritte veramente di base per quanto riguarda appunto i dati aziendali, qualche logo, processore Qualcomm Snapdragon, Quick Charger 2.0 Qualcomm, lo Slim Port, BlackBerry, tutti i loghi del caso, informazioni del terminale e poi confezione per il resto sopra, molto semplice, non c'è neanche l'immagine del dispositivo. L'andiamo ad aprire. Io ho già eseguito la configurazione iniziale sul terminale in modo da potervelo far vedere un attimino poi direttamente acceso. Lo tiriamo fuori e lo accantoniamo per il momento. Allora, qui abbiamo manuale di istruzioni, più che altro un'introduzione a BlackBerry Priv e alla sua particolare costruzione, poiché possiede tastiera QWERTY. Andiamo a eliminare la parte di cartone superiore, graffettina per la nano SIM. Solleviamo anche questa, ok. All'interno suppongo ci sia manualistica approfondita. Infatti c'è manualistica, garanzia e quant'altro, tutto approfondito, e anche una quick guide per chi volesse iniziare velocemente a utilizzarlo, anche se non so quanto sia utile utilizzare i manuali. Poi abbiamo caricatore, caricabatterie con ingresso USB, Quick Charge 2.0 di Qualcomm, cavetto micro USB sia per caricare la batteria sia per la connessione al computer, e poi qui c'è il disegno degli auricolari, quindi presumo ci siano proprio gli auricolari, e difatti apriamo e ci sono gli auricolari con i vari adattatori per i differenti padiglioni. Poi ci sono le cuffiettine di BlackBerry, molto molto carine nel design, anche se onestamente la fattura non mi sembra di primissimissima qualità, immagino che lo sia, però di primo impatto ecco non mi sembrano il massimo. Ok, le richiudiamo le cuffiettine, mettiamo un attimo da parte il tutto. Bene, andiamo a dare un'occhiata all'estetica di questo terminale, che ha dimensioni di 147 mm di altezza, 77,2 di larghezza, 9,4 mm di spessore e un peso assolutamente ben distribuito di 192 grammi, non si sentono troppo in mano. Parte frontale, display AMOLED da 5,4 pollici, risoluzione Quad HD 1440x2560. La densità di pixel è di 500 invece 540 ppi. Poi andremo a vedere come si comporta. Scritta BlackBerry qui, a destra fotocamera frontale da 2 megapixel e sensore di, LED di notifiche RGB, e qui a sinistra sensore di luminosità, prossimità e capsula auricolare nella parte più alta. In basso invece abbiamo microfono principale nascosto all'interno dello speaker di sistema e chiaramente sempre sul frontale, wow, effetto wow, tastiera QWERTY a scomparsa, molto molto carina. Vedremo quanto io sia ancora in grado di utilizzare una tastierina dopo tutti questi anni di touchscreen. Parte bassa, ingresso micro USB e ingresso per le cuffie jack audio standard da 3,5. Parte destra, bilancieri del volume assolutamente in metallo e anche tastino per togliere velocemente la suoneria. Parte alta, microfono secondario. E poi abbiamo l'ingresso per la micro SD e l'ingresso anche per la nano SIM. Parte posteriore, togliamo un attimo questa pellicola, tutto il suo splendore, il terminale a disposizione, molto molto bello, una grip assolutamente particolare e una plastica gommata veramente fantastica, non so se si riesce a vedere anche la trama, è veramente qualcosa di incredibile, piacevolissimo da tenere. Logo BlackBerry, fotocamera principale, togliamo anche qui la copertura da 18 megapixel e cornice assolutamente in metallo, doppio flash LED anche in questo caso.
Parte poi sinistra, tasto accensione e spegnimento. La cover è unibody, non si può ovviamente togliere il back panel, ma la costruzione è veramente eccezionale. Io che apprezzo questi tipi di costruzione robusta, vi dico che il dispositivo sembra veramente tanto tanto robusto. L'unico dubbio è quanto possa durare nel tempo questo discorso della tastiera a scomparsa e quindi dello schermo che si muove su questi binarietti. Quindi, allora, andiamo a accendere il dispositivo, così diciamo anche qualcosa sulle specifiche tecniche. Abbiamo un processore Exacore, lo Snapdragon 808, stesso processore di Lumia 950. Abbiamo 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna, espandibili sino a 2 TB, quindi molto molto interessante anche questo. La batteria integrata è da 410 mAh e dovrebbe consentire di coprire la giornata senza problemi nonostante la risoluzione del dispositivo. Ora, mentre battevo, mi sono resa conto che qui c'è un leggero, non so se riesco a mostrarvelo, gioco, ecco, della cover. Non è perfettamente aderente qui, come se ci fosse un piccolo lasco, un piccolo vuoto, è anche piuttosto evidente. Vedremo poi nei giorni come risulterà la situazione. Bene amici TechnoAndroid, il dispositivo è stato configurato, l'unboxing è stato eseguito, adesso non ci resta che testarlo approfonditamente e dirvi qual è il nostro punto di vista. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti amici TechnoAndroid.